Non è quella la testa, non è quella, è quella. Oh, quella! Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi devo parlare di una cosa che non volevamo: un porcellino. Praticamente stavo usando la pompa a spalla, quella che, sai, quella elettrica che fa quel rumore. E una certa vedo questo maialino uscire, venire incontro a me dal nulla, da campi vuoti, ettari e ettari vuoti che non sai da dove possa essere uscito. Convinto che la pompa a spalla fosse sua mamma per il rumore che faceva, ed era disperato, con tutte le cose infilate negli occhi e negli orecchi. Sapete quei semi che si entrano dentro gli orecchi degli animali, poverino. E quindi ce lo siamo portati a casa con la speranza di trovare i padroni e ridarlo alla mamma, perché aveva un paio di giorni. Guardate un po' chi è entrato nel terreno, tutto tremante e impaurito. Un maialetto piccolo piccolo, me lo sono trovata dietro di me che faceva... Com'è che si chiama il verso del maiale, amò? Grugnitti? Sì. Poverino, me lo portiamo a casa e gli devo da mangiare. Chissà da dove è uscito. Ancora il cordone ombelicale, magrissimo, si contano anche le costoline, poveraccio. Aveva ancora gli orecchi appiccicati alla testa proprio perché era nato da pochi giorni. Però non stiamo trovando i proprietari. Non è quella la testa, non è quella, è questa. No, quella! Ce la sta facendo col latte. Mi sento tornata quando avevo i figli piccoli. Ormai i discorsi sono: a mezzanotte ti svegli tu per dargli da mangiare e alle 5 del mattino mi sveglio io per dargli da mangiare. Naturalmente, vivi a casa con noi adesso. È una disperazione. È piccolo, beve il latte, gli abbiamo comprato il latte in polvere e mangia tutta la notte. Sto sognando. Inizialmente convinti di tenerlo solo 24 ore e trovare subito i proprietari, perché non è che poteva essere venuto da chissà dove, abbiamo chiamato provvisorio, perché provvisorio, non so, quel nome provvisorio stava a casa. E so che sono passati 3 giorni. Si chiama Spider Pork, in onore di Homer Simpson e del suo Spider Pork. Beh, me la lascerà cogliere la rucola. Sto parlando con maialetto.
le cappellette. Avrei pensato nella mia vita di andare in giro con un maiale. Perché scusa, non vai in giro con me? Sì, il porcellino l'abbiamo portato in campagna, finalmente non dorme più a fianco alla lavatrice, anche perché se ne sono a mangiare, oltre il latte, anche il pane ammorbidito nel latte. Questo vuol dire che riesce a saziarsi di più e a mangiare meno spesso, quindi ce l'abbiamo fatta. È stato un mese difficilissimo anche perché un maiale in casa non lo auguro a nessuno e non so come facessero a tenerselo sotto il letto nei tempi antichi, come raccontano. Comunque, finita questa odissea, quando è stato in grado di mangiare dalla ciotola l'abbiamo portato in azienda e ora come ora l'abbiamo dovuto infilare nella gabbia delle galline perché non abbiamo un suo posto. Non abbiamo il posto, oltre che abbiamo difficoltà adesso a costruirlo perché siamo in preda ai lavori nei campi, cioè abbiamo l'erba da togliere che non ci sta dando tregua, ma poi se decidiamo di tenerlo, perché ancora non abbiamo manco deciso, dovremo fargli un posto a parte, un posto suo, a norma e denunciarlo alla ASL. Quindi sono tutti passi che se decidiamo di tenerlo faremo. Alla ASL verrà un controllo e avremo un codice a stalla per lui. Il problema che portano i maiali è quello della peste suina e quello che l'ASL verificherà è che il maiale sia in condizioni di salute per tutta la sua vita e che non sia una fonte di epidemia. Questo maialino non lo stiamo tenendo per mangiarlo. Lo stiamo tenendo perché ci fa pena, ci fa compagnia e non vogliamo che venga ucciso. Vorremmo tenerlo come mascotte, come animaletto. Ma io sinceramente, Sergio di meno, ma io molto sono spaventata. Ho paura di non riuscire a tenerlo, ho paura che sia pericoloso. Non ho mai avuto un maiale, quindi ho davvero paura di quando sarà un pulmino da 2 quintali. Perché non è un maiale nano, è un maiale di quelli lunghi, enormi. Ora come ora mangia come un dannato. Anche se è passato un mese e inizia in teoria lo svezzamento, vuole bere solo il latte. Io lo sto viziando, a me piace, non posso togliergli il lattuccio, poverino, vuole il lattuccio e glielo continuo a comprare. Però gli sto mettendo della minestrina dentro e della pastina morbida per abituarlo a masticare, perché ancora la verdura non la vuole mangiare. Un bello porcellino. Galline, non dovete mangiare la roba di Spider Pork, bussa via. Il nostro cruccio, se tenere o no il maiale, deriva un po' anche da, diciamo, dall'esperienza, perché in famiglia, nella mia famiglia, abbiamo quasi sempre avuto animali da allevamento, animali da carne, abbiamo avuto maiali, mucche, una veramente, però ce l'abbiamo avuta, e anche cinghiali. È un animale che comunque conosciamo abbastanza bene e conosciamo anche comunque la pericolosità del maiale. Il maiale è un animale molto pericoloso, sono pericolose le femmine, soprattutto quando hanno i piccoli, sia per gli sbalzi ormonali durante le gravidanze e il post gravidanza, ma anche perché sono molto protettive con i piccoli, ma sono molto pericolosi anche i maschi, perché ovviamente se non castrati anche loro hanno comunque dei loro sbalzi ormonali e quando gli gira la rotellina male sono pericolosi. Ho visto di persona incidenti capitare con i maiali e so comunque quello che può fare un maiale, quindi il nostro cruccio più che altro è quello, è il non
lo vogliamo o non lo vogliamo il maiale, perché noi il maiale lo vogliamo, è che comunque non, abbiamo paura di quello che potrebbe succedere in futuro, perché non è un maiale nano, è un maiale lungo. Un pulmino. Sì, sono quelli col muso lungo che diventano non grossissimi, ma però molto lunghi, comunque quei 2 quintali abbondanti li dovrebbe raggiungere tranquillamente. È una razza che abbiamo avuto anche noi in famiglia e che comunque conosco abbastanza bene. La nostra paura è proprio quella. E poi non sarà un animale da carne, perché non ci va di avere animali da carne, non è una nostra scelta. Non vogliamo neanche che, se dovesse rimanere con noi, passi una vita comunque in un loculo microscopico. Avremmo piacere che comunque il maiale girasse e facesse i cazzi suoi. Non si possono dire queste cose. Facesse i gattini suoi. Comunque vogliamo che questo animale sia in stato semibrado e che stia nel suo nel posto, cioè nella sua tettoia, dove comunque sta al riparo al sicuro, solo quando ci deve stare e non tutto il giorno. Però non sappiamo cosa aspettarci. Oltretutto siamo un po' preoccupati anche dalla questione economica, perché è un animale che mangia, comporta spese, che mangia. È un animale che mangia, ma non porta denaro, a poco senso, diciamola così. E sì, un animale da compagnia, però anche un criceto, un animale da compagnia che ti costa quel che costa. Il maiale è un'altra spesa. Sono ben altre spese. Certo, ci sarà tanto da mangiare per lui in azienda, però non può vivere degli scarti delle nostre produzioni. Avrà comunque bisogno del suo mangime, del mais, che qua è improponibile da coltivare per questioni irrigue. Ha bisogno comunque di un'alimentazione adeguata all'animale che è. Ci spaventa comunque anche quello. Non essendo un animale produttivo, avere una spesa fissa abbastanza alta ci preoccupa. L'unico modo per lui sarebbe di produrre soldi sarebbe quello di diventare un animale da circo, però non so se i circhi prendono i maiali. Non siamo riusciti nemmeno a dargli, perché ci dispiaceva l'idea che lo uccidessero una volta raggiunto il prezzo. Ormai ci siamo affezionati. Perché abbiamo ricevuto delle domande per essere preso, però l'idea che poi diventasse un animale da macello non ci piaceva, anche perché ci faceva una tenerezza immensa. Non lo possiamo neanche più tenere come verro da monta, perché con i problemi della peste suina è una cosa che non si può più fare, almeno da noi in Sardegna, non so se poi anche nel resto d'Italia. Quindi ognuno che ha maiali deve avere o il proprio maschio oppure deve comprare le fiale di seme. Io stavo pensando, in teoria bisognerebbe castrarlo, però se noi lo castriamo poi non riusciamo più a regalarlo, se volessimo darlo a chi ha bisogno di un verro da monta da tenere insieme alla sua femmina, perché magari avrebbe una vita più lunga di un animale da macello. Quindi non sappiamo davvero come gestire questa cosa. Anche lì è relativo, perché anche il verro, quando comincia a funzionare poco, poi viene macellato subito, quindi farà comunque 2-3 anni, 4 massimo, e poi in freezer. Quindi non sappiamo come fare, cioè è balenato nella nostra testa anche l'idea di fare un suo, come si chiama, dove poter fare donazioni, un conto del maiale. Sì, stavamo pensando di fare un conto per Spider Pork, in modo che chi volesse donargli una manciata di mangime, quando c'ha voglia, potesse farlo, che sia 1 euro, 2 euro, e poi con quello si può comprare il suo mangiare. Ma non sappiamo ancora. Non ne siamo convinti ancora di questa cosa. Magari fateci sapere nei commenti. Fateci sapere voi nei commenti se volete vedere il maiale nel canale e lo vorreste sostenere, oppure se dobbiamo andare a farlo lavorare in un circo. Che poi, essendo molto intelligente, lo potrebbe fare. Non so se lo sapete, probabilmente sì, ma i maiali sono parecchio intelligenti, parecchio più intelligenti anche dei cani. Imparano il triplo delle cose in un quarto del tempo. E allevando maiali, comunque, anche a livello domestico, ne abbiamo avuto la prova anche in famiglia, perché per fare cose in maiali che un cane se le sogna. Il problema è che un cane, se ti salta addosso e ti sta coccolando, ci giochi. Se il maiale ti salta addosso e ti morde per sbaglio, ciao, sì. È pericoloso. Basta un solo morso, dato anche con poca voglia, per perderci un arto, non è che, e quindi non lo sappiamo. Aiutateci nella scelta. Che dobbiamo fare? Lo teniamo? Come lo teniamo? Come si spesa il maiale? Fateci sapere, perché noi siamo abbastanza confusi. Probabilmente anche l'affezione che si è già creata per questa bestia puzzolente ci sta un po' rallentando anche i pensieri. Quindi aiutateci e suggerite. Se volete un aggiornamento, è un maialino molto bravo che grufola i piedi,
non si fa coccolare tanto, però se lo chiami viene, ti si strofina di fianco per dirti sì, che è arrivato. Ti riempie di fango per sicurezza. Ti riempie di fango, mangia come un dannato, gli piace tantissimo il latte. Guai a toccarlo. Però non devi mai lavarlo, perché quando l'abbiamo lavato gridava come un dannato. Come fanno a dire che i maiali sono puliti? Se lo prendi e lo alzi, urla, urla, non c'è niente da fare. Ed è solo per spostarlo perché dove non deve stare. L'unica posizione è quando si infila il muso nell'ascella, però. Forse lì è perché sviene. Soprattutto con me sviene, quindi immaginatevi che magari non è per relax, ma è per l'odore. Magari si sente a casa. Certo. Povero Dio. Mi cagli la mano, lo vedo. Coccoloso, si vuole in terra. Calmo. Dal porcellino è tutto, fateci sapere cosa ne pensate, che il Signore ce la mandi buona. Cos'è? Hai paura di allontanarti? Sei proprio un bazzucco. Comunque sembra più un cagnolino adesso, più coccolone. Che cagnolino fai al cazzo? Lo gratti si sposta, lo prendi in braccio, mangia. Vuole solo starti relativamente vicino e mangiare ogni giorno un paio di volte. Poi per il resto. Come ogni mattina e ogni pomeriggio ci siamo portati Spider, il maialetto, per farci compagnia e per ruffolare, e si mette sempre sotto i fagioli. Adesso vi faccio vedere. Il problema di questo maialino è che quando si addormenta non sente più nulla, e quindi lo stiamo cercando sotto i fagioli e non c'è verso. Non risponde, in genere risponde comunque quando lo chiami. Ma dimmi tu se dobbiamo stare a cercare il maiale. Ha chiamato? Spider? Millo, Millo. Sei svegliato, eh? Dai che andiamo a casa e ti facciamo il biberon di latte. Missione compiuta, Spider Fork è uscito alla scoperta. Chi è il mio porcellino che ha appena bevuto il latte? Ma sei pieno, sei tondo, guarda che pancia, hai già mangiato! Guardate che biberon, no? Sì, adesso ti dono il troppo di latte. Finito, eh? Non ce n'è più. Certo, sporcami. È finito. Guarda che pancia tonda. Se l'è bevuto tutto.